In principio era la mucca assassina, poi la Camera dei Deputati. E adesso? Luxuria, l'onorevole transgender amata a destra e a sinistra, si è confidata alla nostra Barbara Foria, che ne ha carpito più di un segreto. Ma tu quando hai capito poi che avevi questo desiderio di essere donna? Ma non è che c'è stato un giorno preciso che mi sono svegliata la mattina e ho detto mamma mia che palle oggi, non so che fare, quasi quasi divento trans. È stata una cosa abbastanza graduale. Come ti sei sentita quando ti hanno chiamato la prima volta onorevole? Beh, meglio di quando mi chiamavano Ricchione in mezzo alla strada quando stavo a Foggia, diciamo. Che chi poi mi ha insultato, poi dopo che sono diventato onorevole, mi ha chiesto la famosa raccomandazione per il figlio. C'è l'idea che il lavoro non è un tuo diritto, ma che il lavoro è qualcosa che qualcuno ti... quasi che devi elemosinarlo a qualcuno. Cioè che il lavoro è una merce di scambio, non so come dirti. Ma tu hai mai abusato però di questo tuo potere? Sei caduta qualche volta in tentazione, diciamo, per... Quando facevo la direttrice artistica di Mucca Assassina, lavoravano anche dei stripteaser, no? Dei go-go boys. Ma io avrei potuto approfittarmene anche di loro, no? Cioè avrei potuto dire, beh, nel mio potere di direttrice artistica ti dico, io ti faccio lavorare se tu mi fai tastare. E non l'ho mai fatto perché... No, bugia, non ci credo. Tesoro, ho la materia prima ancora per conquistarmi un uomo anche senza questi mezzi così illegali. Questo è il caffè. Allora, chi è che lo prende? Tu, ma è buono sto caffè? Tesoro, è il caffè Luxuria, il caffè della Cioè, goduria. Qual è il segreto? Il caffè della goduria? Certo, il segreto è che l'ho fatto con le mie manine. Adesso c'è tutta questa cosa del gossip, degli scandali, no? Del politico che viene beccato con la prostituta. Io invece ho un nome d'arte che si chiama Luxuria. C'è chi non ha il nome, ma fa tanti fatti. A me, se mi beccano in atteggiamenti... Particolari con un uomo. È tutto normale. Io la mattina mi devo fare una colazione, almeno un po' di biscotti ci vogliono perché devo capire che ora è, che giorno è, a che sesso appartengo. Sa, tante domande uno si fa la mattina appena sveglia. Certo. Quando mi guardo allo specchio, allora ci sono delle cose che mi sono sempre piaciute di me. Gli occhi, una cosa che mi sono sempre piaciuta. Le labbra. Le hai rifatte? No, sono... Tu hai rifatto il naso? Il naso, sì. Perché dicevi che respiravi male? Un po' sia perché respiravo male, sia perché, visto che mi dovevo fare anche il seno... Respiravi talmente male che ti sei ampliata anche i polmoni. Bastarda. Sono singola, super accessoriata, con bagno, vista mare... Soppalco. E tutti gli optional. E libera, soprattutto.